tutti ragazzi, bentornati su Starlight Books. Il libro di cui mi accingo a parlarvi è di un'autrice che ho cominciato ad apprezzare proprio recentemente e che con la sua precedente serie mi ha davvero stregato, e con questo nuovo libro si è rafforzato il mio amore per lei. Il libro in questione è questo, Warcross di Marie Lu. Questo è il primo libro della serie Warcross e devo dire che già con questo libro, appunto, questo libro mi ha veramente coinvolto, mi ha veramente piaciuto tanto. Per chi non lo sapesse, Marie Lu era già autrice della serie, della trilogia Legend, che trovate le recensioni qui sul canale, che io ho letto recentemente, perché le mie amiche Franci e Marica mi hanno detto: prima di leggere Warcross, leggiti Legend, perché così ti prepari allo stile dell'autrice, ti prepari a soffrire, insomma, perché comunque Marie Lu è famosa per far soffrire i suoi lettori, ma anche per saperli emozionare in maniera indescrivibile. Mi accingo a leggervi la trama. La mania ha preso piede 10 anni fa e oggi Warcross conta milioni di fan in tutto il mondo. Per alcuni rappresenta una via di fuga dalla realtà, per altri una fonte di profitto. La giovane hacker Emika Chen sbarca il lunario braccando i giocatori entrati nel giro delle scommesse illegali. Ma l'ambiente dei cacciatori di taglie, oltre ad essere pericoloso, è molto competitivo. Sempre al verde, per accumulare una somma di denaro di cui ha urgentemente bisogno, Emika hacker la partita inaugurale del campionato di Warcross e senza volerlo si ritrova dentro il gioco. È certa che il suo errore le costerà l'arresto e l'ultima cosa che si aspetta è la telefonata del creatore di Warcross, l'affascinante miliardario giapponese Hideo Tanaka, con una proposta impossibile da rifiutare. Un volo per Tokyo ed Emika si ritrova catapultata nel mondo che fino a quel momento aveva solo potuto sognare, ma presto le sue indagini sveleranno l'esistenza di un oscuro complotto le cui implicazioni vanno ben oltre i confini dell'universo di Warcross. Se sentite casinoni sopra perché stanno cucinando, perché io stavo girando la recensione prima del più totale silenzio, ma visto che qua siamo nelle valle delle lacrime è andata via la luce e ho dovuto ricominciare da capo, quindi questo è il secondo tentativo e spero anche l'ultimo, speriamo di farcela, che non vada via di nuovo. Comunque, come avete vinto dalla trama, questo gioco è ambientato nel mondo dei videogame, soprattutto della realtà virtuale. Da questo punto di vista mi ha ricordato parecchio Sword Art Online. Per chi non conoscesse Sword Art Online, è un anime, anime barra manga, c'è anche il videogame credo per la PS4, e appunto in questo anime i ragazzi si mettevano un dispositivo per la realtà virtuale e si ritrovano catapultati. È il mio cane, sta passando qualcuno, probabilmente lei deve salutare, giustamente, quindi vi chiedo scusa. Si ritrovano catapultati in questo gioco con i loro avatar ed è più o meno lo stesso concetto che vince qua in Warcross, solo che a differenza del casco di realtà virtuale qui abbiamo degli occhiali molto più fashion, molto più fighi, creati appunto da Hideo Tanaka. Io quando leggo poi il nome penso al grande Hideo Kojima. Per chi non sapesse chi è, si penta sugli alluci, è il creatore delle saghe di Silent Hill e Metal Gear Solid. E soprattutto, no, più che altro no, Silent Hill non lo so, ma soprattutto nel Metal Gear Solid sono sicuro al 100% che l'ha creata lui, infatti è una delle mie saghe preferite videoludiche, e quindi voglio pensare che sia anche un omaggio, perlomeno lo omaggio io perché il nome è lo stesso. Quindi comunque Emika è una cacciatrice di taglie, è molto giovane, credo che abbia 17 anni se non mi ricordo male, è cresciuto in casa di affido, ha perso il padre per cause naturali qualche anno prima, e dopo aver vissuto in case famiglia da stramanca ha deciso di cavarsela da sola e è diventata una cacciatrice di taglie. Però purtroppo appunto è un mondo molto competitivo e molto pericoloso, quindi lei è sempre al verde, è un passo da ritrovarsi a dormire sotto le stelle, e quindi che cosa fa? Hackera la partita inaugurale del campionato di Warcross, solo che qualcosa va storto e lei si ritrova appunto dentro il gioco quando non sarebbe dovuto essere così, perché stava cercando di rubare un qualcosa che poi poteva rivendersi per raccimolare il denaro necessario, e invece di ritrovare già si aspetta di essere arrestata, torturata, appesa per gli alluci, in ginocchio, sui cesi, tutte le cose peggiori possibili, e invece Hideo Tanaka la chiama per offrirle un lavoro, perché c'è qualcuno appunto che sta cercando di sabotare che vuole sabotare il campionato di Warcross. Spetta ad Emika, in quanto cacciatrice di taglie, scoprire di chi si tratta. Emika è un personaggio che mi è piaciuto veramente tanto perché è tosta, è forte, determinata, è molto intelligente, ma è anche fragile ed è anche romantica, perché appunto lei ha sempre avuto un
debole per Hideo Tanaka, e appunto ritrovarsi poi così vicino a lui, arrivando a conoscere sfaccettature di lui che nessuno si aspettava, che nessuno poteva immaginare, diciamo che la storia d'amore, romance, not romance, c'è e come tra Enika e Hideo. Hideo è un personaggio, vorrei dire, sì, affascinante naturalmente, molto intrigante, molto seducente, ma è anche abbastanza ambiguo, lo capirete poi dopo andando avanti con la lettura. È abbastanza ambiguo, cioè niente come sembra per quanto riguarda questo personaggio, che appunto ha sofferto tanto anche per una perdita nella sua famiglia, e appunto tutto quello che sta facendo lo sta facendo appunto, diciamo, in onore del fratello che è scomparso, per evitare che, diciamo, qualcuno soffra come lui. Diciamo che comunque le buone intenzioni di Hideo ci sono, ma manca, diciamo, il concetto di base, non è molto molto giusto. Comunque c'è tutto un intrigo poi dietro che non sto a spiegarvi. Marilu ha creato un'altra storia veramente intrigante, un'altra storia d'amore poi che fa soffrire, perché i due personaggi, i due protagonisti non possono essere tranquilli, no, assolutamente. Ma quando mai due persone nei libri di questa autrice possono vivere una storia d'amore appassionata e travolgente in santa pace? Ma quando mai? Poi vabbè, mi è piaciuto molto anche l'ambiente delle squadre, soprattutto della squadra di Emika, che sono più una famiglia che una squadra, e che a un certo punto diventano anche complici, alleati appunto della protagonista, ed è una cosa bellissima secondo me. Le ambientazioni poi sono fantastiche, io poi adoro l'universo videoludico, l'universo tecnologico, io sono una nerd e una videogiocatrice, anche se non sembra, vado matta per i videogiochi, sono cresciuta con Resident Evil, Metal Gear Solid, Tekken, poi ho giocato tante Silent Hill, li ho giocati più o meno tutti, Spyro the Dragon, Crash Bandicoot, insomma... per me i videogiochi sono una passione che vorrei coltivare di più, ma non posso. E quindi diciamo che mi è piaciuto molto questo romanzo anche per questo, perché è ambientato in un universo che francamente mi piace moltissimo. Poi vabbè, come detto, i personaggi sono tutti fantastici, le ambientazioni sono meravigliose, e Marilu come sempre ci ha regalato una storia che davvero ti tiene incollata alle pagine, ti coinvolge, ti emoziona, ti intriga. Io appunto adesso voglio il secondo libro, perché non c'è un cliffhanger particolarmente da spruzzolatte e vedere la Madonna, però porca Eva, c'è qualcosa, un fattore nelle ultime pagine che ti fa spruzzare latte, e quindi adesso voglio saperne di più. Io so che il secondo libro deve ancora uscire in patria, quindi dai PM, ti prego, che ringrazio di tutto anche per la copia, per favore, appena esci in lingua non facciamo aspettare tanto tempo prima di portarcelo qua, perché io ho bisogno di sapere, io devo sapere. 5 stelle per questo fantastico libro, perché davvero si è consolidato il mio amore per questa autrice, anche se mi fa soffrire parecchio, il mio cervello non mi perdona mai per questo, ma davvero ci regala delle storie che sono fantastiche e indimenticabili. Bene, anche questa recensione si conclude qui, sono riuscita, grazie a Dio non è più andata via la luce, quindi spero che vi sia piaciuta. Vi ricordo che nel link del blog dell'info box trovate tutte le info riguardanti il libro, prezzo, trama, casa editrice, numero di pagine, tutto quello che serve per farvi un'idea. Trovate anche i link di Facebook, Twitter, Instagram, dovete trovarmi, che mi fate tanto tanto contenta. Iscrivetevi al canale blog se non l'avete ancora fatto e cliccate sulla campanella per attivare le notifiche. Vi mando un bacione enorme e ci vediamo alla prossima recensione. Ciao a tutti!